Pietro Longhi, protagonista di Una strega in paradiso, spettacolo al Teatro Manzoni con Nathalie Caldonazzo. Pietro Longhi e Nathalie protagonisti. In due parole questo spettacolo, che cos'è per invitarci a vederlo? È una bellissima storia d'amore, un incontro tra due persone, la magia è quella dell'amore, è quella soprattutto della prima fase, dell'innamoramento, quel momento di grande rimbecillimento della mente dove praticamente si fanno delle cose che non si sono mai fatte, però sono dei momenti irripetibili della propria vita. È lei che si innamora di lui, se mi ricordo bene? È lei che si innamora di lui, è lei che gli fa un incantesimo servendosi del suo gatto. È una favola però dove, ripeto, quando si parla di magia, di magico, in realtà si sta parlando dell'amore. L'hai scelto tu questo spettacolo, vero? Sì, l'abbiamo scelto insieme, poi è un periodo storico dove insomma la donna è un po' come noi almeno ci lamentiamo, che la donna è un po' aggressiva, è un po' strega, però poi quando scatta questo sentimento torna tutto a posto, i caratteri si uniscono e si riesce a costruire un rapporto importante. E Nathalie Caldonazzo in teatro, non so se è la prima esperienza, non credo, ma comunque non è conosciuta per essere un'attrice di teatro. Ma Nathalie, lei nasce come modella, una ragazza bellissima, però ha fatto molto teatro, sta facendo molto teatro, i risultati si vedono, sta studiando, sta imparando, ha interpretato anche dei ruoli significativi, ha fatto anche una bisbetica domata e i risultati si vedono, è una donna che sa stare sul palcoscenico e che oltre alla bellezza negli ultimi anni mette in campo anche una grande capacità interpretativa. Invece Pietro Longhi sta in teatro 300 giorni all'anno, direttore del Teatro Manzoni di Roma, direttore di stagioni teatrali di vari teatri in Italia, cioè non c'è un po' troppo pieno di teatro, non ti stanchi mai di teatro? No, è la mia vita 24 ore su 24, poi tu non sai una cosa, che da febbraio gestisco un altro teatro a Roma, un teatro di 800 posti che si chiama Teatro Italia, che nasce nel 1930 come Teatro Italia, poi è diventato cinema, adesso l'ho recuperato a spazio teatrale, quindi ho due teatri, una compagnia, però la mia vita è il teatro. È sempre la giornata di 24 ore oppure c'hai qualche magia dalla Caldonazzo? Sempre 24 ore la giornata. Pietro, l'ultima domanda, la stagione 2006-2007, in che cosa ti vedrà protagonista? In un bellissimo lavoro di Edoardo De Filippo, Mia famiglia, un testo poco rappresentato, credo mai rappresentato, tranne che ovviamente dallo stesso Edoardo, scritta intorno agli anni 60, sono molto contento, sono 10 attori e poi verso aprile interpreterò Enrique sposa l'ammazzo, un'altra commedia divertente, Enrique sposa l'ammazzo qui al Manzoni, Mia famiglia invece la porterò all'Italia.